Questo non vi piace? C'ha le ruotone da cross dietro e poi c'è pure un bagno di servizio. Dietro, ma sto cesso si può separare dalla macchina? Fammi provare. Sì, dov'è? No, non c'ho più il bagno. Però visto che ti scappa il culo. Devo fare strada io? Vai, vai. Fate hobbies. Ma non vedo davanti io però. Metto la visuale dal bidet, così magari è sbilanciatissimo sto cesso. Ma poi non gira, non gira. In tutti i sensi. In tutti i sensi. Sì, sì, sì. Oddio! Madonna, ma lo vedi come... Vedo un cesso che balla. Oddio. Ciao, Tony. Ciao. Oh, Diego! No, scusa, puoi guardare davanti invece di salutare Tony? Mi lasceresti 10 centimetri di manovra? È che finisco di sotto se vado indietro. Frena, frena. Vai. Andiamo. Ecco. No. Ti serve la spinta? No. Mi si è bloccato il cesso. No, no, chiamate l'idraulico. Si è intasato il cesso. Gomma questa. Sì, sono... Allora, ma infatti, vedi che non è la macchina elettrica, il gas che stanno rovinando sì, l'ambiente è propano solido. Oddio, no, sullo sterrato. Non frena. L'albero. Se volete passate, io non posso spingere più di tanto. E ci provo, ma... No, io tra un po' mi schianterò, però. Diciamo che riesci a spingere di più quello che sta dentro al cesso di me. Aia. Ecco, appunto, dicevo, stai puntando. Attenzione, Gran 360 però, eh! L'ambulanza invece di aiutare scappa. Ah, ma che succede qui? Niente, Ale, frenate, un po' lunghi, distaccato. Che ho frenato. Se avete bisogno di espletare un bisogno? Il pezzo di salita lo vedo duro per noi. Sì. Ma infatti devo sfrizionare e tirare lo sciacquone insieme per avere un po' di spinta. Numa, se te do io una spinta. No, non, che qua io già faccio fatica a girare. Mi ha finito la bottarella. Sì, oddio. Madonna, c'è la ruota proprio sul bordo. Lo so. Ale che piglia accapata in ambulanza, bellissimo. Marco, poi ti facciamo vedere la banana più grande del mondo, eh. Attenzione. Però in privato, perché adesso. Oddio! No! Attenzione, arriva l'ambulanza. Sto scaricando. Grazie. Ok, quindi sono a posto adesso. Scusami. Ah, mia, che intervento dei paramedici. Oh, Diego! No, perché sennò non si passava. Ho capito. Sì, vai. Se me lasci. Io sto. Cioè, c'è un ragazzo qua. Fermati! La scuola guida. Aspetta, no, io non ho il ma motore acceso. Ma non so io, so quelli dietro che spingono. Io non spingo. Ma guarda la mia auto, come può spingere? Eppure mi stai a spingere. Vai. Comunque Diego, guarda che piega ha preso. Questo episodio si chiamerà The Morning Job. Mi hai agganciato, Diego, non mi posso staccare, Diego, fermati. È un'idea del cazzo, non sale. Aspetta. Grazie. Attenzione. Occhio. Perfetto. Che oddio, aspetta, rigirami. Okay, ci siamo. Bello! Serve strada pulita davanti alla ruota. Questo ritorno sarà un po' più problematico. C'è la ruota di un kart io davanti, non ce la farò mai dove stanno le buche. Vada. Ale, mi raccomando, frena. Oddio, come si scivola. Mamma mia, come sbilancia il cesso. Ma quanto è stretto qui, è strettissimo, non ci posso. Vai, ci passi. Non va, si è fermata, ragazzi. Oddio, stai venendo. No. C'è anche la barella. Di ripristino qui un attimo, perché sennò. Qui, proprio qui. Ok, Diego, mi sa che ci sta. Sì, sto dietro a te, vai, Ale. Sì, ma io non. Oddio! C'è lui che impenna lì davanti. Ma ragazzi, per me. Come la passate voi la cascata? Per me è un piano piano è per dentro. Stai contro la montagna. Io già passato, dico voi. No, ma noi non ci arriviamo mai, perché sto pezzo in salita non passeremo mai, ragazzi. Ecco. Aspetta, qua. Lo devo fare in retromarcia. No, la cascata non va. Bravo, vieni in retromarcia, vieni. Levati un po'. Raddrizzati. La parola. Vai, Marco, vai, piano piano, però. Non mi lanciare. Perfetto. Vai.
Io tengo sterzato dentro la montagna. Mamma mia! Madonna! Vai! Diamo un po' di pezzi. Ti do una mano, ti do una mano, accelero pure io. Vai! Ce l'abbiamo fatta! Incredibile! Bellissimo! Oh cazzo, signori, io... troppa acqua, mi si è spenta la macchina sott'acqua. Ok, è sparito Ale, provo ad andare oltre. Sì, mi sono risponato dietro perché... ce l'ho fatta! Mamma mia, però! A me è troppo bassa, no? Sto... ok. Ma tu sei morto. No, non come cazzo hai fatto a risalire da lì? Ma che cazzo è sto coso? È un mostro! È un mostro sto rampo! Aspetta, c'è qualche altra cosa. Scusami, no, non so se lo vedi, eh. No! No, Marco, no! È caduto a piedi, Marco, ragazzi! ma come fai a andare là? Te la devi fare tutto in retro. Aspetta, no, che mi tolgo. Spintarella? Aspetta, no, Marco, no, posso venire con io, te? Faccio io. Vai, vai, sali. Vai, sono salito, vai, andiamo. Ma che cos'è? Perché hai una ruota quadrata, Diego? Vai. Di tanto non posso fare. No. Ok, grande. No. Vediamo, è ancora accesa? No. Ok. Si scivola qui, ragazzi. Ma sempre a me mi devi rompere. Aspetta, però poco accelleratore. Ah, non ho capito dove devi stare. No. Ecco, guarda, mo mi porta pure a me. Guarda, lo sapevo. Prova a spingere, no? Sì, bravo. Sicuro. No, niente. Beh, io provo. Zitto. Niente, sempre. Mi fai fare una manovra! Leva sto coso! Pronto. Ma io ci sto a girare a sinistra. No, sei tutto a destra, sei. Tutto a destra in realtà, vedo. Vai. No, aspetta, aiuto, no. Aspetta, Diego, non rispawnare. Diego, mi ascolta. Ormai ho schiacciato il tasto. Porca puttana! Piano, sono vivo, ragazzi. Piano, minchia, che stick! Riproviamo. Allora, aspetta. Ragazzi, a me la barella mi ha equilibrato col peso, non so perché, ma... Ok. Aspetta, non mi arroti. Aspetta, io devo cercare di togliere un attimo che di togliere ostacolo questa. Stavamo io. Per scastrare quasi anche Diego. Vai, spingete Binda. No, Diego, te sei incastrato duro. Sono incastrato, c'è un sasso gigante. Io vi raggiungo. No, ma c'hai un muro davanti tu, eh? Ma non può essere forte, ragazzi. No, davanti sei bloccatissimo, sì. Allora, ma io sono finito sotto l'ambulanza. No. Ecco. Ecco, io vai, però un'altra bottarella così, vai. Un'altra bottarella così. Nel frattempo io non Marco, a sto punto riprendi la rincorsa, dai, io faccio da punteruolo. Ma sei aperto il vano? Aia. Ecco, no. Sì, aspetta che sta diventando camper, guarda che oppure il bagno integrato adesso. No, ho perso il cesso. Ok, raga, ma non era più comodo passare qua. Guardale. Ovviamente le pareti all'interno sono state riverniciate di marrone per non destare sospetti. Asciugamanetti del cesso marroni, che sì, è una esatto. Certa tattica, diciamo. Permettono, diciamo, di passare direttamente all'asciugatura senza il lavaggio. Oddio! E in tutto questo, andate. Quanto manca, ragazzi, alla meta? Boh. E io penso che abbiamo fatto un bel po' di strada pure con sti cessi. Sì, effettivamente pure a me mi pare che abbiamo cambiato parecchio. Qua, ragazzi, bisogna riflettere molto bene. Ma bisogna sul da spingere farsi. A tavoletta, vai Diego. A tavoletta del cesso, cioè giustamente sì. Okay. Lui è l'unico che può dirlo che sta andando a tavoletta. No, ragazzi, non ce l'ho arrivato. Oddio, ma ok, forse è un po' esagerato. Forse sei stato un po' ottimista. Ho accelerato io troppo, secondo me. Sì, ce la facevi piano piano. Allora, con molta calma, seguiamo l'ambulanza, che in teoria vuol dire sicurezza. Sì, ce l'abbiamo fatta. No, sì, no, però c'è un altro pezzo qui col sassone proprio gigante adesso, aspetta. No, Diego, no, stai andando sotto. Purtroppo non riesco a allargarmi, perché... Ristringi a destra. Cosa c'è lì che non ti piace? C'è un sasso gigante proprio. Eccolo. Aia! Bravo. Oddio, aia! Botta che mi ha dato ce il volante. Ce l'hai fatto. Il cazzo di volante che tanto tira delle sberle. Ok. C'è un altro sassone gigante e poi dovremmo aver risolto, eh? Ma io come lo passo qui? C'ho i ruotoni dietro, molto larghi. Bravo.
questo è proprio stretto, mamma mia. Oddio. No, Cristo. No, 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 Ale. Ma guarda Ale, come scivola. Enorme è fatta. Sei morto, Ale, sei morto. Guarda come scivola, guarda come scivola. Porca di quella troia. Così? No, ma questo è gigantesco. Ma che è sto? Ma come siamo passati prima qui? Tu sia nella merda da quando sei partito. Sì. Ma in effetti, guarda, in questi passaggi stretti non va manco male. Ma io parlavo del cesso comunque. Dico, qual è il problema lì? No, qui ce n'è uno ancora più grosso. Uno più grosso lì. Attenzione. Ah, questa è la pianta. Ok, no, ma ce la facciamo, eh. Ma c'è il sasso. Aia, aia. Boh, fa male il volante. Ma attenzione, mi fa male il volante. Il volante. No, 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 fermo, che se ne va? Allora non provo io. Non risponare, eh. Porca puttana! E niente, abbiamo fatto la cagata. No, gli hai aperto lo sportello, no? Gli hai aperto lo sportello dell'ambulanza. Non risponate, fermi. Devi per forza, no, devi aspettare il Giulio. No, ma giù io e Ale passiamo. Guarda come sono fermato dietro di te. Guarda, guarda, è facile, dietro è facile. Eh sì, è facile, dice, credo c'è una lambretta, io sto con l'autotreno. Ma no, la lambretta, guarda che il mio culo è largo. Quindi tu mi devi spingere costante. Aspetta, aspetta però, fammi di via, se no. No, perché sennò ti do una botta da cappotto, capito? Mi sto appoggiando allora. Il tuo culo. Sei pronto? Oh, non spingi, aspetta, devi via, cazzo. Che spingi? Ti dico sei pronto, continui a spingere. Come butti da sotto? Allora, comunque sentire solo il vostro audio io sto tutto girato tutto a destra, sì, ma non funziona lo stesso, non te lo vorrei dare. Non aiutare. Aspetta, spingi. Sei pronto? Io spingo. Dai, spingi. Spinga, olè. Olè, troppo. Cioè, ma cioè, però Marco non segue, cioè non andiamo, ecco. Non ce la faccio. Allora, guarda, io metto mettiti in piedi sulla roccia, bravo. Allora, non ce la fa. Cioè, dimmi quando devo spingere. Spingi, bravo, bravo, lo devi. Spingi, spingi, oddio, spingi. No, il culo, il culo, oh, il culo! È un problema, è un problema! No, porca Eva, porca. Lo so che è un principio che non ti, che non ti convincerà. Bravo, Marco. Però, visto che ti scappa il culo, quando hai messo dentro la testa, rimuovi il cassone. Prova a girare verso il burrone. Un po'. Scusa, Diego, mi fai provare. E come si fa? Scendi, mi do io. Scendo. No, sono cascato sotto! Anche meno!